Stefano Rodotà è un maestro di vita. Per me, per tanti di voi, anche un maestro di vita. Insegnava diritto civile in questa facoltà, ma la sua sensibilità democratica e la sua attenzione ai diritti lo hanno portato naturalmente, sin dagli esordi dell'accademici, a cimentarsi con tutte le più delicate questioni di diritto costituzionale. Spesso sorrideva quando veniva qualificato come costituzionalista, lui, rigoroso civilista, orgoglioso della propria disciplina. Ciononostante non v'è dubbio che fosse anche un costituzionalista raffinato, avendo egli fornito un contributo decisivo alla difesa delle ragioni del costituzionalismo. Aveva egli, più di tanti altri, concorso alla diffusione della cultura costituzionale nel nostro paese. Forse, però, è più corretto dire che Rodotà ha fatto parte di un'elite di giuristi e intellettuali alla quale appartenevano figure del calibro di Massimo Severo Giannini o Riccardo Restano, i quali tutti teorizzavano e operavano in base ad una solida convinzione, quella secondo la quale la scienza giuridica non può essere spezzettata, non può ridursi, come ahimè oggi spesso avviene, ai mille specialisti che fanno perdere il senso stesso del proprio agire. L'unità della scienza giuridica come valore, dunque, ma anche come necessità. L'attenzione ai diritti concreti delle persone, la percezione forte della legittimazione esclusivamente sociale del diritto, la battaglia contro il formalismo vuoto dei giuristi di ieri e di oggi, l'impegno civile che deve sorreggere la vocazione del giurista, lo stesso moralismo di cui ha fatto l'elogio, hanno indotto Rodotà a concepire il suo ruolo come protagonista attivo nella eterna lotta del diritto per dare dignità alle persone concrete, per migliorare le istituzioni democratiche. Un giurista della società civile, più che un giurista di diritto civile. Questo ha portato Rodotà ad essere naturalmente un costituzionalista, nel suo impegno sociale, nell'affermazione della prevalenza dei diritti delle persone sulle logiche dei poteri. Si radica la convinzione che non si può avere una società senza Costituzione e parallelamente che non si può avere Costituzione se la garanzia dei diritti non sia assicurata né la divisione dei poteri fissata, per ripetere qui per lui le parole scritte nel testo che si pone a fondamento del costituzionalismo moderno, la Declaration des Droits del 1789. Questa sua irrequietezza costituzionale, legata non a un costituzionalismo generico, ma al costituzionalismo democratico pluralista che è proprio della tradizione giuridica italiana più illuminata, ha pervaso e condizionato la sua produzione scientifica, il suo modo di essere giurista. Una irrequietezza che ha caratterizzato i suoi tanti studi di diritto civile. Se c'è un autore che ha posto al centro della riflessione civilistica la Costituzione, questo è Stefano Rodotà. Sin dai tempi ormai lontani degli anni 60, come il formalismo e le chiusure entro le diverse discipline era dominante. Stefano Rodotà però non ha solo aperto il dibattito civile alla legge suprema, innovando magari il proprio ambito di studi, ma pur sempre restando chiuso nel suo specifico settore scientifico disciplinare, è andato più in là. Rodotà i confini li ha sempre varcati. E tra le frontiere che ha decisamente oltrepassato, cioè quella tra diritto pubblico e diritto privato. Scriveva già nel 1971, diviene ogni giorno più arduo ritrovarsi nella realtà di oggi, nella realtà di oggi le ragioni e le occasioni intorno alle quali venne a edificarsi la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Così poi furono i suoi interessi, il suo costante impegno civile a portarlo ad occuparsi di temi classici del costituzionalismo, da ultimo con sempre maggiore intensità. A volte rimanendo sul confine tra le due discipline, un luogo magico. Solo da lì, dal confine, si possono trovare le regole che danno fondamento alla vita. Solo da lì si può riuscire a dar voto a dar voce ai diritti, anche della sfera più intima. È una linea di frontiera che Rodotà è riuscita ad indagare, il diritto d'amore. Credo che nessuno, con altrettanta delicatezza, abbia saputo affrontare un tema così scivoloso per il giurista, ricordando a tutti noi che prima della legge, prima delle sentenze, prima della dottrina, c'è qualcosa di ben più importante, un vero diritto inviolabile, quello d'amare. Prima della regola c'è la vita, ci aveva spiegato in un altro libro del 2006.
la centralità della persona, il rispetto della sua dignità, sono stati i fari con cui ha illuminato territori sino ad allora sconosciuti. Solo un'attenzione alle concrete modalità di svolgimento della vita poteva portare Rodotà a sostenere con radicalità e rigore le ragioni del Vio Testamento. Un testamento che riassegna all'umano la scelta della propria esistenza e non si limita a regolare i beni, la proprietà, la morte delle persone. Occuparsi della vita delle persone vuol dire preoccuparsi del loro pieno sviluppo, come recita l'articolo 3 della nostra Costituzione. Così, in particolare dopo la sua esperienza di garante della privacy, è entro questa prospettiva che Rodotà ha indagato i fenomeni della rete, straordinario strumento per poter conseguire l'obiettivo del pieno sviluppo. Qui, la sua attenzione alla dimensione costituzionale dei diritti lo ha portato a proporre la soluzione più lineare ed incisiva per un giurista. Introdurre in Costituzione il diritto di accesso ad Internet, tramite una modifica puntuale di un comma dell'articolo 21. Una revisione costituzionale nel segno dell'allargamento dei diritti e nel solco della democrazia costituzionale. Permettetemi di commentare che si tratta di una lezione di stile e di equilibrio nel maneggiare il testo costituzionale, nel proporre la sua manutenzione, nell'assicurarne la sua evoluzione. Una lezione tanto più utile in un paese che sembra aver perduto ogni bussola in materia di revisione del testo della Costituzione. Certo è che, per comprendere lo stile costituzionale di Rodotà, la sua reale forza innovativa, bisognerebbe essere disposti al dialogo, alla comprensione reciproca. In diverse occasioni invece, lo affermo con tristezza in questo momento, nei confronti del maestro del diritto si è preferito utilizzare l'insulto che ha finito per offendere solo chi lo ha pronunciato. E sempre a confine. Sempre al confine tra diritto pubblico e diritto privato che si possono scorgere nuovi orizzonti di indagine, quello dei beni comuni. Nel 2008 sarà la Commissione Rodotà, incaricata di riformare la disciplina codicistica dei beni pubblici, ad elaborare la categoria, con una precisione che andrà poi perduta. Se quella Commissione, e poi Stefano Rodotà in tutte le sue riflessioni successive sul tema, avevano ben presente i limiti e la natura costituzionale della categoria, beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali al libero sviluppo della persona, si leggeva nella relazione della Commissione, mi sembra che successivamente ci si è allontanati troppo dall'ancora costituzionale, che oggi si è elevato il rischio di un uso improprio, perché troppo generico, della formulazione bene comune, bon à tout faire. E anche in questo caso sarebbe opportuno tornare a studiare i beni comuni con il rigore di Stefano Rodotà. Rodotà non è stato solo uno studioso raffinato. Il suo impegno civile lo ha portato dentro la mischia politica, in difesa coerente delle sue visioni di democrazia. Ha ricoperto incarichi istituzionali importanti, ma ha anche dialogato con generosità e rispetto, con i movimenti sociali, dal Teatro Valle ai giovani del Cinema America. Ha avuto intensi rapporti con le formazioni sociali, dal sindacato, aveva un debole per la FIOM, alle tante associazioni politiche e culturali, è stato a lungo presidente della Fondazione Basso. Rodotà è stato anche un protagonista del dibattito pubblico, svolgendo un'opera preziosa di pedagogia giuridica, scrivendo sui giornali, organizzando il Festival del Diritto, interloquendo con altre scienze. Sapeva parlare con tutti, parlava di tutto con competenza. Non spetta a me ricordare questa parte della sua vita, non posso però concludere questo mio ricordo del giurista Rodotà senza un riferimento a quello che è stato il suo impegno istituzionale più rilevante per la storia del costituzionalismo, questa volta non solo italiano, ma europeo. L'ultima carta di valore costituzionale che è stata scritta porta la sua firma. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, elaborata dalla Convenzione che lo ha visto protagonista. Essa rappresenta il dialogo più ampio mai scritto
più ampio mai scritto dei diritti e il più impegnato tentativo di far mutare rotta all'Europa. Subito dopo la sua approvazione, a Nizza nel 2000, Rotta ha ingaggiato una lunga battaglia per far conquistare alla Carta un valore giuridico e non solo politico. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha conferito alla Carta dei diritti lo stesso valore giuridico dei trattati, qualcuno ha potuto ritenere che la battaglia fosse stata vinta. Non Rotta, il quale invece scrive che l'Europa ha voltato le spalle alla Carta. Una lezione di realismo che ci invita a riflettere sui limiti della formalizzazione giuridica e sulla necessità di guardare sempre alla realtà dei diritti. Non basta che siano proclamati, ma richiedono sempre che essi siano sostenuti dalla politica, che li ha invece abbandonati. Ed è proprio questa latitanza della politica che richiede un surplus di impegno diretto, che ci chiama all'impegno civile. La salvezza dei diritti, ha di recente scritto Stefano Rotta, la salvezza dei diritti è nel suo farsi convintamente politica dei diritti, di tutti i diritti. Un compito che non può essere delegato ad altri, ma che spetta a ciascuno di noi. Il diritto di avere diritti non è solo un bel titolo di un suo straordinario libro, è l'indicazione di una rotta che lui, con coerenza e forza, ha perseguito. Grazie Stefano, grazie per tutto.